ritroviamo qui all'Istituto Tecnico Scaruffi Levi Tricolore. È stata la mia scuola, in questa scuola mi sono diplomato, ragioniere, tanti anni fa, e siamo venuti a parlare con gli studenti di questa scuola. Noi come aziende agricole, come caseifici, come anche aziende, abbiamo bisogno di figure professionali preparate, di giovani che entrano nel nostro mondo con delle capacità che aiutano le aziende a fare la propria attività in maniera economicamente, finanziariamente sostenibile. A nome dell'Istituto davvero ringrazio di cuore per la sua disponibilità a incontrare i ragazzi e nell'ambito delle nostra offerta formativa e dei nostri progetti. Noi abbiamo pensato di scegliere tra le varie filiere del territorio che potevamo studiare la filiera del parmigiano reggiano. Quindi loro hanno un po' studiato come funziona, che cos'è il parmigiano reggiano. Molti non sapevano come si produce, abbiamo visto qualche video dai vostri siti e si sono fatti un po' di domande. Come avviene la vendita di una forma di formaggio a fine stagionatura? Il formaggio può essere venduto dal dodicesimo, come parmigiano reggiano, dal dodicesimo mese in poi. Paesi che acquistano più parmigiano reggiano. Oggi come oggi sta andando molto bene l'export in America, negli Stati Uniti. Come vengono assunti i dipendenti, cioè i casari? Quasi tutti sono dipendenti. Non è così in tutto il comprensorio. Ad esempio, la provincia di Parma, storicamente, i casari sono degli artigiani. Come viene controllata che la produzione di foraggio sia veramente variata, che non vengano utilizzati, non so, ad esempio pesticidi o altri prodotti? Vi dicevo all'inizio, c'è anche un organismo terzo, organismo di controllo qualità, che praticamente controlla tutte le aziende che sono produttrici di latte per il parmigiano reggiano. Quindi, come diceva Giorgio, se ci dovesse essere qualcosa non conforme, piuttosto che insomma l'utilizzo di qualcosa non previsto, eccetera, viene assolutamente rilevato all'interno di questa analisi. E quindi per tutti questi motivi, ovviamente non è nemmeno nell'interesse del produttore, ecco, andare a utilizzare, diciamo, o prodotti non conformi o comunque non fare il massimo per raggiungere il miglior prodotto che può. Sono Reno da Ciampo, faccio la seconda E della scuola Scaruffi Levi Tricolore. Oggi abbiamo fatto un incontro con il presidente del consorzio del Parmigiano. La cosa che mi ha colpito è la produzione, che nel 2021 hanno prodotto più di 4 milioni di parmigiano. Mi chiamo Mattia Crisendi e la cosa che mi ha colpito di più è stata quando ci ha detto delle esportazioni, e secondo me questo è un fattore importante perché sottolinea che questo prodotto è comunque famoso in tutto il mondo e viene consumato in tutto il mondo.